Arte Concast News, tre news sul mondo dell'arte. Aiuti in arrivo, misure straordinarie a sostegno dell'arte. La seconda, Rolling Stones e Policlinico di Milano insieme per nuove prospettive. La terza, Anish Kapoor si prepara al 2021. In arrivo una mostra a Venezia. Partiamo subito con la prima news. Il lockdown a causa del coronavirus sta mettendo a dura prova la sopravvivenza economica di musei, artisti, gallerie e imprese. Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia attuano misure a supporto dell'arte. Il primo intervento è partito dall'Italia il 17 marzo scorso con il decreto Cura Italia, contenente provvedimenti per la cultura e il turismo, ipotizzando inoltre la nascita di un fondo nazionale per la cultura. Anche i musei del Regno Unito trovano nell'Arts Council England un sostegno, grazie così a un fondo di emergenza di 160 milioni di sterline, di cui 20 destinati ad artisti e freelancer, mentre in Germania sono pronti 50 miliardi di euro per lavoratori autonomi e piccole imprese. In Francia il Ministero dei Beni Culturali ha annunciato aiuti d'emergenza per 22 milioni da destinare ai vari settori culturali. Artisti, dealer e altri professionisti americani hanno visto il Congresso approvare una proposta di legge da 2 mila miliardi di dollari. Anche ora i dati sono in costante aggiornamento. Secondo Arte Concast News, in questi giorni il mondo dell'arte e della cultura ha fatto sentire più che mai il suo sostegno agli ospedali italiani grazie alle iniziative di raccolta fondi per affrontare così questa emergenza del Covid-19. Sono in corso tantissime iniziative, tra cui quella fino al 15 aprile, la Open Call Nuove Prospettive per il Sostegno del Policlinico di Milano. I fotografi professionisti appassionati potranno fare la propria donazione e inviare i propri progetti all'attenzione della redazione di Rolling Stones e di Dennis Curti. Il portfolio vincitore verrà poi pubblicato nella sezione Black Camera del magazine e sul sito del Policlinico di Milano. Un'occasione da non perdere, e se vuoi scoprire di più su Dennis Curti, non perdere la sua intervista per Arte Concast Talks Live. Terza Arte Concast News di questa settimana, pensiamo al futuro. Da maggio a novembre 2021 si terrà la prossima Biennale d'Arte a Venezia, diretta da Cecilia Alemani. Per questo iniziano ad emergere alcune novità inedite, come la mostra personale dell'artista Anish Kapoor al Gallerie dell'Accademia. La mostra presenterà per la prima volta al mondo una serie di sculture realizzate con il celeberrimo e per alcuni controverso Vanta Black, materiale definito come il più nero dell'universo. Quello di cui Kapoor ha acquisito i diritti esclusivi di utilizzo nel 2016, un gesto quello di Kapoor che fece indignare la comunità artistica internazionale. Il motivo? Aver monopolizzato un materiale di cui tutti gli artisti avrebbero avuto il diritto di usufruire. Non ci resta che aspettare l'inaugurazione della mostra per scoprire le opere realizzate con questo materiale così complesso e così affascinante. Da Arte Concast News è tutto, vi auguro una buona e grande settimana d'arte ancora a casa.